A Nocera Inferiore proseguono le attività di monitoraggio a cura degli ispettori ambientali che ogni giorno svolgono un compito delicato ed importante perché fanno emergere tante piccole e grandi violazioni in materia di rifiuti e di ambiente e quindi consentono di punire chi non ha un comportamento corretto, ce lo spiega l'assessore all'ambiente Massimiliano Mercede, che continua affermando che è importantissimo anche il loro apporto in termini di informazione e sensibilizzazione. Su questo fronte, gli ispettori ambientali hanno anche fornito ausilio alle forze di polizia sul fronte della vigilanza e dei reati ambientali. Occorre acquisire una consapevolezza diversa rispetto a questi temi, che non riguardano solo lo stretto ambito dei rifiuti, e capire che ogni singolo gesto può rappresentare uno sfregio al contesto che ci circonda. Rispetto a questo, è evidente che la sola attività repressiva non basta, e in questo senso gli ispettori, che fanno anche tanto affiancamento e tanta sensibilizzazione, svolgono un ruolo impeccabile. Il bene comune. Siamo partiti, diciamo, da questo cambio del calendario, perché purtroppo la quantità di indifferenziato che si produce nella nostra città è veramente intollerabile, cioè spendiamo circa 2 milioni di euro all'anno per smaltire l'indifferenziato, che è formato prevalentemente da rifiuti nobili che sono tranquillamente differenziabili, cioè aprendo una busta di indifferenziato prevalentemente è formata da plastica, da carta, da umido, tranquillamente differenziabili e conferibili quindi ai consorzi, diciamo, di filiera. Quindi è un grave danno economico anche per la città, oltre che per l'ambiente, perché si riversa poi su quella che è la bolletta dei rifiuti della Tari pagata da ogni cittadino. Quindi stiamo intervenendo su più settori. Uno è il cambio della raccolta dei calendari, poi abbiamo istituito un maggiore controllo del territorio, quindi istituendo il nucleo ecologico della polizia locale, abbiamo istituito gli ispettori ambientali che credo state vedendo in giro per la nostra città, che soprattutto fanno un'attività di Di informazione, volontariato, di diciamo. volontariato. L'ispettore ambientale è volontario, quindi sono delle persone molto sensibili verso la comunità, con un grande senso civico e ci stanno dando davvero una grande mano, quindi io li ringrazio pubblicamente perché prevalentemente stanno informando la cittadinanza sul corretto conferimento di rifiuti e il corretto rispetto del regolamento di igiene urbana. Ancora stiamo agendo sulla multiservizi, quindi è già entrato in attuazione il nuovo piano industriale, quindi abbiamo assunto più personale. Ci sarà lo spazzamento manuale, quindi il ritorno dell'operatore ecologico, il cosiddetto spazzino di quartiere, in ben 15 zone della città, quindi che fungerà anche da sentinella ambientale per prevenire appunto queste forme di reato. Ancora stanno per arrivare i mezzi elettrici e un altro intervento che stiamo facendo è quello sulle deiezioni canine. Purtroppo abbiamo seri problemi con alcuni proprietari, diciamo, di cani padronali che non rispettano i regolamenti regionali ma anche comunali sulla detenzione del proprio cane. Ricordo a tutti che è obbligatorio fare uso della paletta o dei vari dispositivi per, diciamo, le deiezioni canine. È il rispetto verso la nostra comunità, quindi è soprattutto un problema di mentalità. Quindi c'è la stragrande maggioranza della cittadinanza che è realmente virtuosa e si comporta nel giusto rispetto delle regole, del buon vivere. Però purtroppo c'è una parte della cittadinanza che rende vano anche tutto quello, i comportamenti, diciamo, virtuosi degli altri. Quindi noi dobbiamo migliorare, ecco, dobbiamo assolutamente migliorare questi comportamenti affinché Nocera davvero sia una città più virtuosa e vivibile per tutti. Perfetto.